Barnaba va, siamo al versetto 23, e lì vi andò e vide quello che Dio aveva operato con la sua grazia. Con quale occhio legge quello che vede? L'occhio dell'inquisitore che deve verificare dove è stata non tenuta in considerazione la legge di Dio? L'occhio del politico che ci posso guadagnare? Perché purtroppo i politici inglesi cosa posso fare per? Invece la prima volta che chiede la domanda è cosa posso guadagnarci in questa situazione? O l'occhio del credente, che in quel che avviene cerca di capire cosa Dio sta facendo, cosa è opera dell'uomo e cosa è opera di Dio. E lui sa che nessuno può essere convertito davvero alla fede cristiana, a Cristo, se non è mosso dallo Spirito, né chi glielo annuncia, né chi lo accoglie. Paolo a suo tempo dirà: nessuno può dire Gesù è Signore se lo Spirito non è in lui. Noi pensiamo di avere l'iniziativa anche nella conversione, nell'impegno, eccetera. Ci dimentichiamo spesso che la nostra conversione, il nostro farsi sul serio, il nostro impegno è risposta a qualcosa che abbiamo ricevuto prima. Questo sarebbe bello non dimenticarcelo mai come cristiani. Sul piano psicologico è vero, sono io che decido, che faccio, che voglio. Ma sul piano della fede sappiamo che questa nostra decisione è già risposta a un qualcosa che è avvenuto dentro di noi, prima di noi, che ci precede. Ricevuto. L'iniziativa è sempre sua. E notate, dicevo prima, l'uomo giusto al momento giusto. Hanno scelto davvero bene. Perché Barnaba, anche sul piano umano, deve essere un cuscinetto abbastanza bu, quelli che sapevano ragionare sulle cose. Vede quel che Dio sta facendo. Se ne rallegrò e incoraggiava tutti a rimanere fedeli al Signore con cuore deciso, perché è bello cominciare con impegno mandanti, il più importante amo, e riuscire a portare la fede fino alla fine della vita, cioè fino al traguardo, all'incontro finale con Lui, è più difficile amo per notare, ma è più importante, è vero o no? Barnaba era un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede. Un numero considerevole di persone allora si convertì al Signore, quindi la comunità cresce, soprattutto fatta di ex pagani, non di ex ebrei, anche perché la comunità ebraica di Antiochia non doveva essere fatta di migliaia, più di tanto. Erano comunità per lo più nate per motivi commerciali, punti di riferimento per il commercio tra Israele e le regioni vicine, import-export. Parlo vicino a Google, significa Ebrei. Sì, no, sono ebrei ma della stessa comunità, cioè dire della stessa sinagoga vuol dire che fanno parte della stessa comunità. comunità. Sì, perché nei paesi ce n'era una e quindi tutti erano lì. Nelle città, ce n'erano di più, Gerusalemme in particolare, c'erano parecchie sinagoghe, sia perché la città aveva una certa ampiezza e nella sinagoga più di tanti non ci potevano stare. E gli ebrei andavano a Auschwitz. Erano autonomi. Sì, avevano il responsabile, naturalmente il rabbino che teneva la comunità non era uno qualunque, il collegamento era a livello di rabbini, col Sinedrio, in Gerusalemme almeno, nei vari paesi, quello che era possibile. Però non era mai uno solo, c'era sempre un gruppo, c'era il presbiterio. Quando si parla di Barnaba e di Salmo, tra della stessa. Si dice che faceva parte appunto, quindi si conoscevano tra di loro. Barnaba poi. E qui Barnaba ha un'intuizione meravigliosa, Eldis. Beh, questo è proprio il posto giusto per un uomo che io conosco bene e che so che di lui mi posso fidare, che adesso è a riposo e che sta languendo nel far niente. Però cosa fa? Parte da Antiochia, va a Tarso, se guardate la cartina, è un bel giretto, tutto sommato, sono un bel 200 km abbondanti. Da Antiochia, di Siria, parte, va a Tarso, che è sempre sul mare, ma nel sud dell'attuale Turchia, e la 12. Sulla destra trovate in fondo Gerusalemme, poi su, dritto verso il nord, Antiochia, dove c'è Siria. Spostandosi appena appena verso sinistra, sopra c'è Tarso. Quindi da Antiochia va a Tarso, lì trova Saulo. Lo convince a fare
a andare con lui, perché dice guarda che là è proprio il tuo posto, cerca soltanto di non litigare, e praticamente che la dica a lei, cerca di essere tranquillo, di non essere invadente, ecco, perché Saulo aveva questo temperamento, ecco, cerca di non essere invadente, ma impara davvero a... E notate la differenza di questo nuovo impegno di Saulo, è che mentre prima l'impegno era dettato dal suo entusiasmo, adesso è la Chiesa che lo chiama. Barnaba in un certo senso rappresenta per lui la comunità cristiana che lo va a cercare e lo incarica di fare quello che non è riuscito a fare quando era partito col suo entusiasmo, perché purtroppo esasperando questo suo entusiasmo e quindi questa invadenza che lo caratterizzava spontaneamente complicava le cose a un punto tale che invece che aiutare diventava un danno alla fine. Quindi facilmente lui avrà imparato a dominare un po', controllare un po' il suo temperamento e in mesi di obbligato penso che qualcosa l'abbiano aiutato a capire. E poi il fatto di essere incaricato da altri per far questo, accettare che sia la comunità cristiana che lo incarica attraverso l'amico Barnaba, però è sempre la comunità cristiana, accetta di entrare quindi in una linea comune, non sta facendo qualcosa di sua iniziativa, ma portando avanti un'opera. Lo trovò e lo portò a Antiochia. In questa comunità rimasero insieme per un anno intero e istruirono molta gente. Quindi diventa un impegno fisso per lui. Testimone, evangelizzatore, catechizzatore, perché stando lì un anno non è che tutti i giorni rifà l'annuncio di base. A un certo punto, quando l'annuncio di base è accolto, cos'è che occorre? Applicare alla vita. E questa, l'applicare l'annuncio cristiano alla vita si chiama catechesi, che è fare eco all'annuncio. Se l'annuncio mi interessa, cerco di concretizzarlo, faccio eco e lo applico alle varie situazioni. Quindi impara a fare sia l'evangelizzatore sia il catechizzatore. Il dramma è quando noi vogliamo fare catechismo senza che ci sia stato l'annuncio. Proprio ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. E da adesso in poi, quando diremo comunità cristiana, non faremo un abuso storico. Era comunità dei discepoli di Gesù. E abbiamo detto altre volte che si chiamavano santi perché? Perché erano tutti bravi, giusto? Perché? Battezzati. Sì, se facevano parte della comunità erano battezzati. Però tra loro si chiamavano i fratelli, i discepoli, i santi. Qual è la parola che non usavano mai? I fedeli. Perché non la usavano mai? Perché Perché lavavano. Ah, certo. Bella. SSI. Sono sempre infedeli, no? No, sono esagerato. Si sapevano infedeli, anzi meglio ancora è SSP, meglio ancora SSP. Si sapevano? Peccatori. Si sapevano perdonati. Posso star qui perché lui mi ha perdonato, quindi ha accolto. Ecco perché la parola fedeli non la usano mai. E faremo meglio a usarla molto poco anche noi. Ma forse noi diamo un significato diverso per fedeli noi che andiamo in chiesa. Siamo fedeli. Sì, ma è sufficiente andare in chiesa per essere fedeli? Oh, ciao, bella! Ciao. O aver ricevuto la fede è sufficiente? No. È appunto. Dirci dalla fede però poi... Daniela, eccola qua. Sì, è vero, le parole cambiano coi secoli come valore e significato, però sarebbe meglio comunque recuperare il fatto che essere cristiani, far parte della comunità cristiana, è accogliere un regalo. Essere consapevoli di essere oggetto di un regalo, quindi un amore gratuito che ti perdona, e lì si trattava di adulti, quindi c'era di mezzo tutta la vita, azzera tutto il negativo che c'è dentro di te e ti dà un'opportunità nuova. Mia poca, eh?
È vero o no? E forse questa è una delle cose che davvero dava sapore alla fede dei primi cristiani. La consapevolezza che davvero incontri un qualcuno che non ti dice questo è troppo. A nessuno. No, puoi ricominciare. Cosa che per chi si sente cristiano fin da sempre, fin dalla nascita, è un po' difficile. Anche se rimane possibile, però, certo, nella loro esperienza di vita era qualcosa che davvero li segnava molto più in modo marcato. Noi che ci sentiamo cristiani da sempre, dobbiamo fare esperienze particolari per arrivare a una consapevolezza di questo genere. Perché purtroppo è facile farci l'abitudine a sentire certe cose e non dargli più peso. O dargliene meno possibile, purtroppo. Fino ad arrivare a disprezzarlo addirittura, che è poi quello che è l'atteggiamento base oggi, l'impressione è questa, né?